Oggi prepareremo gnocchi di zucchine con aglio, olio e peperoncino ed un ragù di petto di pollo. La ricetta è molto semplice, avete capito bene, si tratta di gnocchi di zucchina e non di patate. Gli ingredienti di cui avremo bisogno sono olio, vino bianco, prezzemolo, parmigiano reggiano, farina, peperoncino ed aglio, un pizzico di sale e naturalmente zucchine e petto di pollo. Iniziamo con la preparazione degli gnocchi, che è la lavorazione un po' più lunga. Tagliamo le zucchine pulite a tocchetti, non importa la dimensione, tanto poi dovremo frullarle. Le cuociamo in acqua salata bollente per 3 minuti da quando parte il bollore, non di più, sarà sufficiente. Ora che sono cotte le trasferiamo in acqua ghiacciata, ma per pochi secondi, saranno sufficienti per bloccare la cottura. A questo punto le scoliamo. Le strizziamo con cura in modo da eliminare l'acqua in eccesso e saranno quindi pronte per essere frullate. Per comodità trasferiamo tutto in una ciotola. Aggiungiamo un pizzico di sale. La farina ed impastiamo finché sarà omogeneo. Non ci resta che formare i filoncini e tagliare i nostri gnocchi ad 1 centimetro di distanza l'uno dall'altro. Una spolverata di farina e copriamo con un panno asciutto. I nostri gnocchi stanno riposando, ma vi siete chiesti per quale motivo abbiamo passato le zucchine in acqua e ghiaccio? Il motivo è molto semplice, il ghiaccio blocca il colore e lo mantiene più verde. Non vi siete nemmeno chiesti per quale motivo le abbiamo strizzate così tanto. L'acqua all'interno sbilancierebbe l'impasto. Cioè, diventa molle in pratica. Maggiore attenzione, andiamo a preparare il ragù. Scaloppiamo i petti di pollo, tagliamoli a strisce e ricaviamone dei dadini. Tritiamo il peperoncino, sminuzziamo il prezzemolo, e ora prepariamo un trito d'aglio al quale avremo tolto l'anima in modo da renderlo più leggero. Ora ci trasferiamo alla padella. Un filo d'olio, il peperoncino e i nostri dadini di pollo. Insaporiamo tutto con un po' di sale e un po' di pepe. E dopo pochi secondi non ci resta che sfumare con un po' di vino bianco. Ed ora che il vino bianco è sfumato, è il momento di aggiungere l'aglio. Io lo aggiungo adesso, perché così il profumo sarà più intenso. Ancora un attimo di pazienza. È importante che il pollo sia ben cotto, quindi lasciamolo in padella riposare. Nel frattempo occupiamoci degli gnocchi, che cuoceremo in abbondante acqua salata. Quando i gnocchi affiorano, sono pronti, lo sapete naturalmente, quindi ci basterà toglierli, metterli in padella, aggiungere un pochettino di prezzemolo tritato e saltarli leggermente. Impiattiamo e concludiamo il tutto con una spolverata di parmigiano grattugiato. Io vi li ho proposti così, con questo ragù di pollo, ma è chiaro, come sapete, gli gnocchi ci sposano un po' su tutto. Va benissimo anche il burro e salvia. Gustose ricette, utili consigli di cucina su alisupermercati.it. Seguiteci!